L'obiettivo principale è educare i ragazzi alla legalità e al rispetto delle regole, perché i ragazzi di oggi saranno i futuri cittadini di domani e quindi è importante riaffermare con forza questo concetto della legalità di cui si parla tanto oggi in Calabria, viste le situazioni particolari che si sono create soprattutto negli ultimi giorni. Cosa anche l'assessore Rocisano che è stata vittima di uno di questi attentati. E noi vorremmo che della Calabria si parlasse per le cose che si fanno, per le cose che si possono fare, anzi per le cose che si debbono fare, soprattutto per il futuro dei ragazzi. Questa è la Calabria che vorremmo, una regione normale, come tante altre regioni, una regione dove le ingiustizie vengano meno, dove ci sia molto più lavoro e su questo anche oggi con l'assessore Rocisano faremo il punto della situazione perché vorremmo che i nostri giovani non abbandonassero il territorio, perché altrimenti sarebbe veramente un deserto. È inutile fare opere pubbliche, opere pubbliche, opere pubbliche, se poi non ci saranno i ragazzi e i cittadini che vivranno quelle opere. Stiamo facendo un tour nelle scuole, scuole medie e scuole superiori a Catanzaro, ma anche fuori Catanzaro. Infatti oggi ho l'onore e il piacere di essere qui a Bivongi, all'Istituto Comprensivo. E noi stiamo combattendo proprio una battaglia in nome della legge, in quanto purtroppo la Calabria ha bisogno, necessita di legalità e dobbiamo insegnare ai giovani, dai banchi di scuola, bisogna partire ad insegnare il rispetto per il prossimo, il rispetto per l'altro e la legalità è il rispetto della pratica e la norma e le norme. Legalità sono i beni confiscati alla mafia e utilizzati a uso sociale. Legalità sono anche il rispetto per le vittime di mafia e per le loro famiglie. La legalità è una cosa bellissima, oggi tanti parlano e tutti quanti parlano di legalità, ma se noi questa legalità, che è una bella cornice, non ci mettiamo dentro la giustizia, diventa una cosa vuota. E quindi con la giustizia non c'è giustizia se non c'è verità, non c'è verità, non c'è giustizia se non c'è libertà. Questo è il concetto. Quindi non è solo una questione di 'ndrangheta o di criminalità organizzata, ma è tutta una questione di giustizia che deve arrivare ovunque. Qualche carenza c'è anche all'interno della scuola. C'è un fenomeno, il bullismo, che ancora non si riesce a combattere. Ultimi recenti casi di qualche giorno fa nella Locri, in alcune scuole della Locri. Questa è anche illegalità, quindi ci deve essere più un connubio tra famiglia e scuola. Perfettamente d'accordo su un percorso che porti ad una sintesi dei processi educativi e per quanto attiene ai compiti specifici della famiglia e per quanto attiene ai compiti specifici dell'istituto comprensivo scolastico. Non mi preoccuperei per quanto riguarda il nostro istituto di fenomeni di devianza particolari. Diciamo che siamo esenti qua. Fortunatamente, almeno da questo punto di vista, il percorso educativo nella compartecipazione d'azione tra le famiglie e l'istituto ha dato i suoi frutti. Ovviamente, più in generale, noi sentiamo l'esigenza di attivare un percorso educativo alla cittadinanza, al ruolo che i nostri giovani dovranno avere nella comunità del futuro. Qual è la valenza della legalità? Io vedo che in Calabria invece c'è molta illegalità, come dice lei, un sistema che non funziona. Purtroppo sì, in Calabria c'è una illegalità diffusa e dico sempre che è difficile in Calabria individuare una netta linea di demarcazione tra ciò che è legale e ciò che è illegale. Per cui credo sia veramente necessario parlare con i ragazzi, parlare con gli studenti delle scuole e più che mai in quelle scuole che sono nei paesi un po' più interni del territorio calabrese.
perché se è vero che in questi paesi come Bivongi, Stilo, gli studenti ancora sono studenti un po' bambini, diciamo, e quindi sono ancora un po' isolati da quelle che sono le nefandezze esterne, la perdita di valori e quant'altro registriamo quotidianamente, è altrettanto vero che proprio a questi studenti è necessario aprire gli occhi, quindi questi incontri sono indispensabili. Assessore Roccisano, sappiamo che si sta impegnando anche con i giovani, ha varato un bando per i giovani, anche quello è un qualcosa che può entrare nella legalità, nel senso che i giovani restano nella propria terra e lavorano, perché nell'illegalità si entra quando non c'è anche lavoro. Certo, io penso che due sono le strade maestre per condurre i giovani verso la legalità. La scuola per i più piccoli, ed è positivo che questa iniziativa il sindaco l'abbia organizzata in una scuola con i ragazzi, perché la cultura della legalità deve passare ad essere interiorizzata dentro ai bambini, perché di fatto poi sono gli adulti che domani potrebbero scegliere, dovranno scegliere che tipo di vita intraprendere, e assolutamente devono avere la formazione tale da capire cos'è il diritto, cosa sono anche i doveri, la legalità, quanto può essere importante di fatto per la crescita di un ragazzo. E poi c'è il lavoro, perché l'alternativa reale a una cultura dell'illegalità è il lavoro, perché se c'è il lavoro si sta bene e si è realizzati anche nel fare quello che si vuole fare nella propria terra, quindi con anche le proprie radici familiari, per cui è evidente che se si vuole combattere la cultura dell'illegalità, che purtroppo è dilagante in questo territorio, ci vuole impegno per costruire anche occasioni di lavoro, ed è quello che noi stiamo facendo. Proprio ieri è uscito questo bando per la scelta di 81 professionisti che dovranno accompagnare molti ragazzi, che non saranno solo 81, saranno spero almeno 1000, i ragazzi che potranno aprirsi delle attività proprie attraverso l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità per sostenere la loro crescita professionale e soprattutto dare un'opportunità anche a quelli che non sono figli di, anche ai figli delle persone meno abbienti che magari scelgono di voler fare l'architetto, l'ingegnere, l'avvocato, e noi come Regione Calabria è proprio a loro che ci dobbiamo rivolgere.